Venerdì 14 settembre, un grande concerto, un grande flautista teggiano. Parliamo di Andrea Griminelli, che si esibirà in un concerto dedicato al cinema. E ne parliamo con il maestro Antonio Cimino, un grandissimo flautista, notissimo in tutto il mondo, e avremo il privilegio di averlo nel Vallo di Diano. Sì, veramente sono contento, perché avere Andrea Griminelli a Teggiano, il flautista italiano più famoso al mondo, ma sicuramente una delle star internazionali che vanno anche al di là della fama del concertista colto soltanto. Griminelli è famoso sia negli ambienti accademici come un grande solista, in gire per le case editrici più importanti, le case discografiche più importanti come la EMI, e soprattutto però perché è stato il flautista di Pavarotti, no? Tutti si ricordano il debutto che ha fatto Griminelli a solo 23 anni a New York in un concerto in Mondovisione, l'hanno visto 3 miliardi di persone, ma ha collaborato oltre che con Pavarotti, con Andrea Bocelli, con Sting, con Céline Dion, cioè tutto questo mondo che non ha a che fare soltanto con la musica colta. Quindi è un flautista famosissimo, ma soprattutto un grandissimo personaggio e un grandissimo solista. A Teggiano proporrà un programma molto 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 accattivante. Opera e cinema sono dei brani di arie di opere trascritte per flauto, appunto, per flauto, quindi sono virtuosistiche, cantabili, molto, molto orecchiabili anche. E poi due suite proprio di musica per film, quella di Ennio Morricone, perché lui è anche il flautista di Ennio Morricone, e l'altra del grande Nino Rota. Volevo ricordare che questo concerto, praticamente in questo concerto, sarà accompagnato da una star del Vallo di Diano, Amedeo Salvato, un pianista insomma di grande spessore, insomma un pianista molto 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 apprezzato da tutti in tutti i contesti, sia come solista che come accompagnatore. Il concerto è stato organizzato dall'EPT di Salerno e dall'Associazione Flautisti Italiane, del cui il presidente è il maestro Salvatore Lombardi, ed è già la seconda edizione. E allora, maestro, diamo l'appuntamento a Teggiano per il prossimo 14 di settembre. Dove? Allora, nella chiesa, nel complesso monumentale della Santissima Pietà, nella chiesa proprio, alle ore 20, quindi vi aspettiamo numerosi. Insomma, è un concerto veramente, è gratuito, poi l'ingresso è gratuito, quindi è anche un'occasione ghiotta per tutti.